Ciao a tutti, sono tornato a fare un video dopo molto tempo perché finalmente abbiamo i numeri quasi definitivi dei morti del 2020 e quindi si può cominciare a ragionare con tutti quelli che i fanfaroni che parlano di SARS-CoV-2, cioè in particolare i virologi da TV e i giornalisti che la fanno da padrone in questa mass mediatizzazione di questa influenza SARS-CoV-2. Questo video è intitolato Ode a Bacco e a Brock perché è dedicato a Pasquale Mario Bacco, uno dei pochissimi medici aventi un cuore, una dignità, un'onestà intellettuale e coraggio nell'esprimere le proprie opinioni. E Brock, perché è uno dei più famosi microbiologi al mondo, il cui testo universitario che è chiamato proprio Brock, microbiologia, di microbiologia, è uno dei più famosi al mondo, è uno dei testi universitari più famosi al mondo riguardo la microbiologia. Ora, veniamo subito al dunque per quanto riguarda Brock. Brock, stiamo parlando di uno dei più famosi testi universitari al mondo di microbiologia. Brock dice che, lo diciamo dopo, perché dice una cosa talmente ovvia, talmente importante che la diciamo subito dopo. Prima volevo chiarire che il numero dei morti nel 2019 è stato 650.000 circa, il numero dei morti nel 2020 sarà circa 70.000 in più. Voi direte, ecco, vedi, sono 70.000 morti del cosiddetto Covid-19, che sarebbe la patologia che nello 0,25% dei casi di contagiati, contagiati vuol dire persone che stanno strabenissimo, contagiati non vuol dire da un'influenza, non vuol dire che stai male, che sono quasi tutti asintomatici, i contagiati del SARS-CoV-2, voi direte sono i 70.000 morti di Covid-19. Il che è altamente improbabile, no? Perché dato che i morti per qualsiasi altra patologia che erano positivi morti di qualsiasi malattia avessero, che erano positivi al SARS-CoV-2, vengono messi tra i morti del Covid-19, cioè una famosa conferenza stampa del cosiddetto governatore del Veneto, Zaia, il quale dice, purtroppo è così, non ci possiamo fare niente. Che cuor di leone questo Zaia, l'uomo nuovo della Lega, ammazza, questa è l'opposizione della Lega, di Zaia, siamo messi bene, se questo è un uomo. Quindi sono 70.000 in più i morti nel 2020. Ora, direte, vabbè, quindi? Vabbè, quindi. Nel 2015 ci furono 50.000 morti in più del 2014. Ora esattamente mi dovete dire dove erano i medici, così pseudoeroi medici, dove erano i giornalisti nel 2015. Si stavano grattando? Erano morti di serie B? Chi è morto nel 2015 è classificato come morto di serie B? Come un plebeo? Invece quelli del 2020 sono i patrizi? No, spiegate. Cioè, vorrei che spiegassero tutti i pseudo-eroi medici, tutti i giornalisti, giornalai che hanno infopandemizzato l'Italia e il mondo, in particolare l'Italia. Dove sono? Perché non si stracciano le vesti? Dove sono tutta questa gente che ora si straccia le vesti per i morti del 2020? Dove era nel 2015? Che 50.000 morti in più? Poca roba? 70.000? Non è che c'è tanta differenza tra 70.000 e 50.000, no? Anche se una variazione di 50-70.000 morti ci sta, ci può stare, ma se è diventata fonte di lockdown, di totale uccisione dell'economia italiana nel 2020, fatemi capire perché non ci fu il lockdown nel 2015? Cioè, hanno ritardo cognitivo a farla nel 2020 o avevano ritardo cognitivo a non farla nel 2015.
Questo ritardo cognitivo è molto importante perché l'indice che chiameremo RC, l'indice di ritardo cognitivo, è molto più importante dello strabusato e frega un cazzo a nessuno del famoso indice RT, famoso perché strapompato mediaticamente, ma che non frega un cazzo a nessuno, perché l'unica cosa che conta è il numero di posti di terapia occupati, il numero di posti di terapia occupabili. Occupabili vuol dire non che esistono, ma che ci può essere il personale medico che si occupa di quei posti di terapia intensiva occupabili. Quelli sono gli unici numeri che possono interessare e su cui eventualmente discutere. Tutti gli altri numeri dell'indice RT sono indici che in realtà hanno a che fare con l'indice RC, con l'indice di ritardo cognitivo di chi si interessa all'RT. Ci devono quindi spiegare perché nel 2015 sono stati tutti zitti, tutti questi soloni che usciti dalle grotte ieri per andare in TV a pompare cazzate. Cazzate, mega cazzate, mega stronzate. Perché questo è. Poi ci devono anche spiegare perché non si stracciano le vesti da 10 anni, perché ne so, i 900.000 morti da fumo in 10 anni, 90.000 l'anno, 90.000 è più di 70.000, o i 500.000 morti da alcol in 10 anni, 50.000 l'anno, 50.000 l'anno è quasi come 70.000, è quasi come il 2015. Di queste pandemie, chiamiamole pandemie quelle queste, i soloni, pseudo-eroi medici, giornalisti, giornalai, stanno zitti? Di questa pandemia? Sono sempre morti di serie B, i morti da alcol, i morti da fumo? E i 400.000 morti l'anno in Italia collegati a cattiva alimentazione? Morti di serie C? Di promozione? Di interregionale? Cosa sono? Perché? Allora dobbiamo fare un lockdown decennale per i 90.000 morti da fumo. Dobbiamo fare un lockdown decennale, 10 anni chiusi in casa. E per i 50.000 morti da alcol, 10 anni chiusi in casa. Che dire poi anche a proposito dell'indice RC, cioè dell'indice di ritardo cognitivo, per esempio quello di San Marino è molto alto, no? San Marino si ipotizza di far pagare le spese ospedaliere a chi non si vaccina per questa influenza SARS-CoV-2, ma questi personaggi di San Marino stanno facendo pagare gli arretrati di tutta la vita a chi è malato per causa da fumo, a chi è malato per causa alcol, a chi ha malattie derivanti da cattiva alimentazione, perché questi non solo dovrebbero pagarsi le spese mediche attuali e future, ma dovrebbero pagare gli arretrati di tutte le spese mediche pregresse. Questi con l'indice RC molto alto a San Marino, perché non hanno pensato questa cosa? E tutti gli italiani che hanno detto, è una buona proposta quella di San Marino, quindi indice RC molto alto anche lì. Perché non parlano, perché non dicono che tutti i malati da fumo devono pagarsi le spese sanitarie, tutti i malati da alcol devono pagarsi le spese sanitarie, tutti i malati da cattiva alimentazione si devono pagare le spese sanitarie? Poi dopo possiamo parlare di chi non si vaccina. Prima devono pagare. E non solo devono pagare, ma tutti quelli che parlano di vaccino dovrebbero avere i beni bloccati dalla Corte dei Conti, nel senso che, e veniamo a chi è dedicato il video, a Bacco e a Brock. Brock, dicevamo prima, autore di uno dei testi universitari più famosi al mondo di microbiologia, dice chiaramente e indubitabilmente, e nessuno in letteratura scientifica è riuscito a contraddirlo, che non si crea immunità per alcun tipo di coronavirus. Thomas Brock. Thomas Brock, datevelo a vedere. Non si crea immunità, il motivo è molto semplice, come dice Tarro, uno dei più famosi virologi al mondo, che guarda caso non è stato mai intervistato, quasi mai, da tutti questi pseudo-giornalisti, giornalai che hanno invitato sempre la crème della crème, no? Dopo vediamo chi sono quelli che hanno invitato, che Bacco ha già pienamente e ampiamente descritto, per non dire deriso, perché purtroppo questi sono soggetti
che le cui stronzate dette sono tutte, quasi tutte, oggetto di divertimento, se non parlassimo di gente depressa, bloccata in casa, o un sacco di gente che da marzo non sta molto bene, no? Tra crisi economica generale, personale delle persone, crisi psicologica generale e personale delle persone. Brock dice questo. Quindi chi è? Boeri che vuole fare quelle pseudo-isole, pseudo-ecologiche dove far vaccinare la gente in strada? Perché Boeri non piglia sto cazzo di libro di Brock, si fa le fotocopie, va lì dove lui vuole fare queste pseudo-primo, le pseudo-cazzate, si mette lì e fa il volantinaggio, gli dà il libro di Brock, gli dà le fotocopie del libro di Brock a tutti quelli che si vanno a vaccinare nella sua pseudo-cazzata di primo, non so esattamente che forma deve avere sta stronzata mega galattica, no? Bacco, perché video dedicato anche a Bacco, perché di tutti gli alternativi, a me, e io ne ho conosciuti e ne ho visti tanti di alternativi, purtroppo, perché la maggior parte non erano entusiasmanti, la maggior parte erano peggio di quello che combattono, cioè peggio del pensiero unico. Trovate spesso 15 anni di attivismo che io ho fatto in tantissime associazioni, gruppi, di svariati argomenti, in particolare il signoraggio bancario, l'alimentazione specie specifica della specie umana, e la democrazia diretta, ma inquinamento elettromagnetico, tutta una serie di argomenti. Ho trovato che gli alternativi spesso sono peggio degli omologati, perché gli omologati un minimo ci puoi ragionare, la maggioranza degli alternativi capacità logica non molto elevata. Voi direte, vabbè, ma pensiero unico, capacità logica com'è? Non è molto elevata neanche lì, però un minimo si può discutere. Quantomeno con quelli che provengono dalle vere facoltà scientifiche, cioè biologia, chimica, fisica, agraria, non certo da quelli che vengono dalla facoltà di medicina. Con l'eccezione di alcuni pochi persone, come Tarro, come Bacco, che sì, è vero, è un medico, quindi parte svantaggiato, ma nonostante questo handicap, forse perché essendo ricercatore è abituato a doversi confrontare con i risultati e la realtà e non dipendere da un informatore farmaceutico. Tarro, vabbè, Tarro, cazzo, allievo di Sabin, cioè uno dei più famosi virologi al mondo, totalmente non considerato in Italia dai mass media che devono pompare i personaggi già descritti da Bacco. Insieme a Giorgianni hanno fatto questa associazione eretico. Per la prima volta da quando io frequento il mondo alternativo ho visto tre personaggi che ispirano fiducia. Tre personaggi, in particolare Bacco, perché Bacco è l'unico che mi ricorda, l'unico alternativo che io ho visto in 15 anni che mi ricorda i due più grandi, in particolare Auriti, che è quello che è Giacinto Auriti, che ha combattuto ha fatto la grande battaglia sul signoraggio bancario delle banche centrali, facendo uno scontro diretto contro Banca Italia, cioè i capi dei capi. E anche mi ricorda là il secondo grande che ha avuto l'Italia. L'Italia ha avuto due grandi personaggi, vabbè, a parte Galileo che ha codificato il metodo scientifico, cioè Auriti, per la grande battaglia sul signoraggio bancario delle banche centrali, e Armando D'Elia, che ha fatto una grande battaglia scientifica, totalmente scientifica, con pubblicazioni riguardanti l'alimentazione, specie specifica della specie umana, totalmente avallato da predecessori come fondatori di intere discipline come Georges Cuvier, cioè che il quale diceva che in base all'anatomia comparata da lui fondata, la specie umana è fruttivora, stesse conclusioni a cui è giunto D'Elia attraverso la fisiologia comparata. Ecco, Bacco mi ricorda questi due personaggi, ma perché? Non tanto perché Bacco è intelligente, ha un buon indice RRC, cioè un ritardo cognitivo basso, ma perché questi personaggi, cioè Auriti e D'Elia, hanno combattuto in maniera sincera, in maniera diretta, ma soprattutto con coraggio, in particolare D'Elia,
che si opponeva negli anni 70, 80, con un mondo totalmente carnivoro, basato sulla bufala, la grande bufala delle proteine animali, da lui totalmente smontata, con l'unico libro che ha concluso prima di morire, a un'età, morto a un'età molto elevata, perché giustamente seguiva un'alimentazione vegan fruttariana. E Auriti, che è stato forse a livello di coraggio, forse è stato più importante per il coraggio che ha avuto che non per la capacità intellettuale altissima sul signoraggio, perché Auriti ha fatto lo scontro diretto con la Banca d'Italia, Auriti si è scontrato con le banche commerciali anche. Auriti, se non fosse stato per il suo allievo, amico, l'avvocato Pimpini, sarebbe visto portare via dalle banche quasi tutto, grazie all'opposizione che ha fatto Pimpini, che è riuscito a sopravvivere fino alla fine contro le banche, nella sua battaglia contro le banche. Insomma, Bacco si dimostra avere coraggio, perché non è che solo fa qualche intervista, fa qualche sparata. Bacco va in piazza, Bacco ha fatto l'associazione L'Eretico, che è stato lui il vero fondatore, a quanto io ho capito. Tutto nasce da una sua iniziativa in cui coinvolge le due persone che lui stima, cioè Giorgianni, il magistrato Giorgianni, e il più grande virologo, uno dei più grandi virologi al mondo, cioè Tarro. Andate a vedere chi cazzo è Tarro, che ha sconfitto il male oscuro a Napoli, il colera e 3.000 altre cose, di cui gli altri virologi non so neanche se conoscono le fondamenta di questo. Cioè, ci sono poi virologi che non hanno mai combattuto sul campo, che non hanno neanche a che fare con i pazienti, che ne so. La maggior parte li ha già descritti Bacco, ma vogliamo rivedere chi sono quelli che vanno in TV? Burioni, il più grande ipocondriaco d'Italia, conclamato per sua stessa ammissione, che quando lo incontra il pediatra di sua figlia cambia marciapiede perché è talmente ipocondriaco che è ipocondriaco anche di riflesso sulla figlia, sua stessa ammissione. Cioè, praticamente è più ipocondriaco del malato immaginario Alberto Sordi. Questo qua va in TV a parlare di malattie. Un ipocondriaco. Però lui è innocuo perché non ha a che fare con i pazienti come un Galli, primario di infettivologia di uno dei più grandi ospedali di Milano. Burioni insegna a dire quattro cose agli studenti cattolici dell'Università dei Cattolici, del chiacchieratissimo Maria Verzé, Don Maria Verzé. E li finisce. Burioni li inizia e li finisce. Quindi Burioni si può permettere di andare da giornalaio Fazio a dire a febbraio l'Italia a rischio zero per l'influenza SARS-CoV-2. Rischio zero per un'influenza. Cioè la normale influenza fa 6 milioni, minimo 6 milioni di contagi l'anno, la normale influenza. Questa non è normale perché ha due caratteristiche, la differenziano da tutti gli altri coronavirus, due caratteristiche molto precise. E che diremo a breve. Ma uno ga come Galli, che a marzo ripete la stessa cosa di Burioni, dicendo che l'Italia è a rischio quasi zero per l'influenza SARS-CoV-2. Cioè, non conosce le minime basi di come funziona l'influenza? L'influenza è normale, è altamente contagiosa e muta. Ok? Capito? Il SARS-CoV-2 ha due caratteristiche principali che la differenza dagli altri coronavirus. È molto più contagioso e muta molto più velocemente. Quindi se fa 6 milioni l'anno l'influenza stagionale, sono dati per difetto, perché sono talmente tanti gli asintomatici che cazzo ne sanno di quanti asintomatici ci sono per l'influenza normale, possiamo ipotizzare che per il SARS-CoV-2 saranno 18 milioni l'anno i cosiddetti contagiati, che non sono persone malate, come ci vogliono fare credere tutti questi personaggioni da TV. Cioè questo qua è il capo di questo vecchio, perché è un vecchio, perché avrà quasi 70 anni, questo vecchio è il capo del primario di infettivologia di uno dei più grandi ospedali di Milano. Lui non è innocuo come Burioni che insegna agli studentelli cattolici, non è proprio innocuo. E questo va in TV, continua ad andare in TV, perché i giornalai, i giornalisti e poi il governo e il ministro pseudo senza speranza. Si basano su questi personaggi qua? Vogliamo parlare di Crisantemo, con Crisanti, cioè che sembra uscito dal film L'allenatore del pallone, cioè l'hanno comprato i primi di novembre al mercato di riparazione,
cioè, l'ha già sbertucciato la grande Bacco questo Crisanti, cioè quello che Crisanti dice che su un cadavere il coronavirus, che gli servono le cellule per replicarsi, quindi non è intenzione del coronavirus, il virus non ha intenzione di uccidere l'ospite perché morirebbero anche loro. Se, secondo questo qua vive 8 giorni su un cadavere. Cioè, Bacco, di fare un video totalmente, interamente dedicato a Crisanti, a questo passaggio di Crisanti, Crisantemo, come vogliamo chiamarlo, perché poi portano pure fortuna a questi personaggi, no? Dovete toccargli la gobba, come nel film di Totò. E vabbè, Crisanti, Galli, Burioni sono quelli che mi sono venuti in mente più personaggioni. Ma Bacco, dovresti fare un video dove li enunci tutti, con tutte le cazzate più grosse che hanno detto. Comunque, l'indice RC citato prima è una delle cose più importanti nella vita di chiunque, nella vita in generale e per quanto si discute di un argomento in particolare. L'indice RC è la cosa più importante per discutere di un argomento. L'indice RC è l'indice di ritardo cognitivo, perché dicono che ci vogliono i titoli per discutere, cioè il titolo sarebbe un pezzo di carta perché uno si è laureato magari all'università di Maria Verzé, no? Di Don Maria Verzé. O un pezzo di carta fa il titolo, per cui sei titolato per parlare. In realtà i titoli servono, che ne so, che uno è laureato in giurisprudenza, ha il titolo, ha il pezzo di carta, può andare in tribunale e dire ciò, posso difendere Tizio, posso difendere Caio. Quello è un titolo. Non è, il titolo non serve per parlare. Per parlare serve la capacità logica, se no non puoi parlare. Puoi solo parlare di calcio, della De Filippi, della D'Urso, ok, di quello puoi parlare, anche se l'indice cognitivo, l'RC, è basso. Ma non puoi parlare di un argomento specifico, minimamente complicato o minimamente scientifico, se l'indice, il tuo l'indice RC del soggetto è alto, cioè il ritardo cognitivo è molto alto. Neanche se hai il pezzo di carta, perché è pieno di secchioni a scuola che imparano la lezioncina a memoria, poi una capacità logica bassissima, bassissima. Quindi se sei, se la tu, se, cioè, non è che per parlare di, che ne so, per una donna che va con un uomo deve essere un'androloga, avere il titolo di androloga per poter scopare con un uomo per poter scopare con una donna deve avere il titolo di ginecologo? Non credo. Credo che non sia così. Quindi non è che devi essere un virologo per poter parlare di virologia. Anzi, non frega un cazzo se sei un virologo. Interessa la tua capacità logica. È alta o bassa? Se è bassa, te ne puoi andare a scopare il mare. Perché se uno, anche ignorante di virologia, ma ha una buona, discreta, ottima capacità logica, può imparare la materia e rompere il culo a un virologo. Se però un virologo è un ritardato, se ha un indice RC molto alto, quello è, quello rimarrà. Può anche aver imparato a memoria tutta la virologia, ma la capacità critica di una persona con bassa capacità logica è prossima allo zero o sotto lo zero. Quindi se non hai capacità critica, se non hai capacità logica, non hai capacità critica. Questo è un assioma. Quindi interessa solo se una persona ha una buona capacità logica o meno. E come si fa a capirlo? Devi avere la buona capacità logica anche chi lo capisce, chi lo ascolta, perché se un virologo parla a quelli che guardano il trono della De Filippi, quelli non lo capiranno che il virologo ha bassa capacità logica. Anzi, mi sembra, caspita, wow, è laureato in virologia, capito? Caputo? Caputo? Attualmente io non ho visto nessuno che avesse un'alta capacità logica di questi personaggi che reiteratamente andavano in TV. Ho visto solo Bacco alla 7 per pochi minuti. Tra l'altro gli hanno messo come contraltare. Tu dici, vabbè, però cazzo, è dato una possibilità a Bacco di contrastare Crisantemo, Crisanti, o come cazzo si chiama, o Galli, o Burioni, o tutti gli altri personaggi, non mi ricordo ma come si chiamano, perché sono talmente insignificanti. L'ho messo a Selvaggiona, a Lucarelli, a ex fidanzata dei Cruciani. A proposito dei Cruciani,
Vogliamo dirlo che Crisantemo, perché non so se Bacco l'ha sottolineata bene sta cosa, Crisantemo non è un virologo, non ha pubblicato un cazzo di virologia negli ultimi 10 anni non ha proprio coperto la virologia, è un zanzarologo, un esperto di zanzare. Quindi al massimo può andare a parlare alla zanzara De Cruciani. De Cruciani, ma cioè fatemi capire. Cioè, un zanzarologo, poi ci stava quell'altra della veterinaria. Cioè, quindi alla gente va bene tutto? Che va bene, i titoli non contano, però capacità logica, alto o basso? Buona, meno buona, più buona? Cioè, vengono fatte queste valutazioni? Certo, voi direte, vabbè, se Fazio invita Burioni, evidentemente è in sintonia con Burioni. Ho capito, ma Burioni, che poi? Magari ha anche una capacità logica buona, ma quando la capacità logica è viziata dall'emotività, dalla rabbia, dall'ipocondria, purtroppo non si esplica. Quindi Burioni, alla fine, è facile sparare contro Burioni, come sparare contro Croce Rossa, ma non ha colpe. Per sua stessa missione, altamente ipocondriaco. Cosa cazzo vi verrà a dire un ipocondriaco di un'influenza? Che fa male, fa malissimo. Che ucciderà tutti, che arriveranno le ondate, la quarta ondata, la quinta ondata. Che cazzo sembra l'invasione degli alieni, la quinta onda, la quarta onda. Sembrano tutte citazioni di film. Ma tra l'altro domani è il V-Day, no? Cos'è il V-Day? Il giorno dei grillini che diventano visitors, no? Il V-Day, credo. Interessante, no? Queste coincidenze, virus, grillini, V-Day, taglio dei parlamentari che è stata la legge fatta da Mussolini, voluta dalla DCOGE della P2, tutte queste coincidenze, sembra veramente di vedere i visitors, sembra, ma guarda, in realtà supera la fantasia, perché certe cose dette in TV, cioè, sembrano peggio dell'OMS, cioè l'OMS che ha detto tutto e il contrario di tutto, piena di scandali, rapporti occultati, guerra, mica guerra. Ma che cazzo è l'OMS? Organizzazione per le mega stronzate. OMS. Tant'è vero che Giorgianni, Bacco e Tarro gli vogliono porre un'altra organizzazione mondiale per la vita e non per la morte, come sembra che l'OMS sia, ma anche lì io non credo ai complotti, non ci sono i complotti, perché per fare complotti, a parte quello sul signoraggio bancario, che è molto ben studiato, bisogna avere una capacità logica molto buona. E nell'ambiente medico-scientifico io non la vedo questa capacità logica. Come fai a fare un complotto con l'indice RC con ritardo cognitivo molto alto? Non lo puoi fare. Evidentemente esistono situazioni di cui poi le multinazionali, le lobby, i banchieri approfittano, ma che non possono creare. Perché tu puoi creare un complotto solo se dalla base al vertice della piramide c'è una buona capacità logica. Se la base di quella piramide o delle piramidi in generale è un indice RC molto alto, come cazzo fai a fare un complotto con cioè, gente che ha un ritardo cognitivo alto? Non puoi, semplice, non puoi. Quindi chi è in posizione dominante per il ruolo che ricopre o per i possedimenti che ha, può solo approfittare dell'indice RC basso degli accadimenti. Che ne so, facciamo un'ipotesi, il laboratorio di Wuhan esce il virus perché gestito da francesi e cinesi, per sbaglio, che poi è più probabile che sia zoonosi, di cui nessuno parla, tutte le malattie del mondo, quasi tutte le malattie del mondo arrivano da zoonosi, cioè dagli allevamenti. Allevamenti. Sapete vero che i poveri visoni stuprati e uccisi in Danimarca avevano già fatto mutare il virus una marea di volte? E se è zoonosi pure quella. Quindi, dove volete andare? Fatemi capire. Cioè, lockdown? Va bene lockdown? Va bene il vaccino per cui il più importante test universitario al mondo dice che non crea immunità? Che niente crea immunità perché varia talmente tante volte il virus, varia così velocemente come Tarro dice da sempre, come tutti sanno che un virus, l'influenza cambia, muta, tant'è vero che vogliono fanno il vaccino ogni anno diverso da quello prima. Ma cioè, e che poi, cioè, fatemi capire, funziona? Ma fatemi capire.
Questo virus è mutato talmente tante volte e le università italiane dicono che è presente in Italia da metà del 2019. Quante cazzo? Muta a 30 basi su 30.000, è lo 0,1% a ogni singolo contagio. Muta a 30 basi su 30.000? È tantissimo. A ogni singolo contagio? Muta a 30. Di cosa stiamo parlando? Cioè l'indice RC dei virologi della TV, come stanno messi? Come fai a fare un vaccino su un virus che muta dello 0,1% a ogni singolo contagio? Pensa dopo una marea di contagi quanto cazzo è cambiato. E la proteina Spike? Anche la proteina Spike, come dice Buckwheat, è mutata una marea di volte. Ma di cosa stiamo parlando? Ma perché non fanno parlare Bacco? Perché? Lo spiegate? E Bacco, anche tu, cazzo, devi fare un partito, non basta l'associazione, non basta fare le manifestazioni. Sì, va bene, a livello mediatico va bene tutto. Però Sgarbi, per esempio, in Parlamento ha molto più potere mediatico di te. Tu devi andare in Parlamento, devi fare un partito, perché comunque i decretini vengono fatti poi in ambito politico, i decretini del grillino Conte, che lui stesso ha definito con benestare dei grillini piano di rinascita. Cioè, ti vuoi opporre al piano di rinascita democratico di Licio Gelli, il cui punto principale è già stato attuato dai grillini, il cui simbolo sono 5 stelle, esattamente come la bandiera cinese da cui tutto promana, tutto il fascismo che c'è nel mondo, perché il comunismo alla fine non è che un fascismo dipinto di rosso, promana dalla Cina. Cioè, puoi provare ad andare in Parlamento. Il punto principale della loggia P2 è stato già attuato, 400, sono diminuito a 400 i deputati. Sono stati più fascisti di Licio Gelli, il quale voleva diminuirli a 450. Hanno usato la stessa legge di Mussolini, che hanno preso copia e incolla, la legge di Mussolini che diminuì a 400 i deputati. Di cosa stiamo parlando? Pacco, devi fare il partito, devi entrare in Parlamento. Vuoi avere la visibilità buona o no? Vuoi che si possa combattere una battaglia vera o facciamo le manifestazioni alla bella e meglio, il popolo in piazza? Ma che fa? Perché nel 68 c'era mezzo mondo in piazza. Cambiato qualcosa? Cambiato qualcosa nel 68? Zero! Un cazzo! Anzi, mi sembra che è peggiorato dal 68. Molto peggiorato. Dicevamo, dal 68 a oggi cosa è cambiato? È cambiato, sì, in peggio. Molto peggio. Quanta gente c'era in strada nel 68 a manifestare? Un botto. Quindi le cose vanno cambiate a tutti i livelli, non solo manifestando in piazza. Perché se no io mi chiedo, Bacco, tu vuoi lasciare tutto in mano all'ipocondriaco Burioni? Vuoi lasciare tutto in mano al primario di infettivologia del più grande ospedale di Milano, l'ospedale Sacco di Milano? Quello che dice che per un'influenza il rischio di contagio è quasi zero? Ma di cosa? Cioè, Crisantemo che è sbertucciato alla grande, quello, cioè, zanzarologo, quello che può andare solo da Cruciani a parlare, cioè, vabbè, ci vai anche tu da Cruciani a parlare, vabbè, sono andato pure io, cioè, però quello può solo parlare lì, tu puoi andare a parlare anche in Parlamento. Cioè, vuoi lasciare tutto in mano ai grillini? Etero diretti da Grillo e dal fatto Bilderberg quotidiano? I grillini? Cinesi a 5 stelle, la loro bandiera a 5 stelle, esattamente, cioè, come la bandiera cinese. Il loro garante ci fa la morale a tutti con un pluriomicidio stradale alle spalle? Ma di cosa stiamo parlando? Etero diretti dal fatto Bilderberg quotidiano, il quotidiano travaglio che va a braccetto e convegni con il genocida Kissinger, il genocida Kissinger, mandante responsabile di una marea di morti nel mondo, in particolare nel Sud America, di una marea di morti in Argentina, mandante dell'omicidio di Salvador Allende, uno degli uomini più importanti, più carichi di speranza della storia dell'umanità. Cioè, esattamente come alcuni politici colombiani, alcuni coraggiosi come Allende, morti, ammazzati da narcotrafficante Pablo Escobar, amichetto dei comunisti cubani con cui trafficava,
Cioè, siamo in mano a questi qua, Kissinger, al fatto Bilderberg quotidiano. Se non entri in Parlamento. Cioè, questi hanno ammazzato Salvador Allende, la più grande speranza politica dell'umanità. L'uomo, cioè il Pueblo Unido, Hamas l'ha vencido, l'hanno creato apposta per lui, cantato apposta per lui. Ammazzato. Perché? Perché è entrato in Parlamento. Cioè, ci rendiamo conto che sta per essere terminato il piano di rinascita democratica della loggia massonica P2 di Licio Gelli, del fascista Licio Gelli? Stiamo andando oltre quel piano lì, è più democratico del taglio dei parlamentari, dei deputati. Poi anche un bambino sa che il numero dei parlamentari si misura solamente sulla Camera più rappresentativa. Quindi non ce ne frega un cazzo del numero dei senatori. Conta la Camera più rappresentativa, che è quella con il numero più alto di eletti che rappresentano il popolo, che in questo caso in Italia è la Camera dei Deputati, che è stata ridotta, quasi dimezzata. Cioè, dobbiamo lasciare in mano a questa gente qua, che non sa neanche l'ABC del diritto costituzionale, a Conte, che non sa fare neanche un decreto, che viene sbertucciato dal giudice di Frosinone, viene sbertucciato per tutte le cose che fa, cioè, questo sarebbe laureato in giurisprudenza, professore di giurisprudenza. Ammazza, qua in DCRT, RC, al top, siamo al top. Quindi, Bacco, se non vogliamo lasciare in mano al genocida Kissinger, cioè questo entrava alla finale di Coppa del Mondo dei Mondiali del 78 in Argentina, mentre venivano stuprati e uccisi tutti gli studenti argentini. Questo entrava negli spogliatoi insieme a Videla, dittatore Videla, negli spogliatoi dell'Olanda di Cruyff, per fargli capire che doveva vincere il suo amichetto stupratore assassino. Infatti chi ha vinto poi quei mondiali? Con tutti i morti per strada. Chiudo ricordandovi il numero di morti nel mondo per il fumo. 8 milioni, 90.000 circa in Italia. 3 milioni di morti nel mondo per l'alcol, 50.000 circa in Italia. Cioè, in Italia ricordiamoci 400.000 morti per cattiva alimentazione, tra arresto cardiocircolatorio e quant'altro. 16 milioni nel mondo. E allora, questi sono tutti morti di serie C, tutti i soloni, tutti quanti, zitti, giornalai, giornalisti, pseudo virologi, medici, zanzarologi, veterinari o veterinarie. Per questi qua non tutto bene così, addirittura lo Stato che vende la droga, vende il fumo, vende il tabacco, cioè una sigaretta ha 700 sostanze tossiche al suo interno, la maggior parte sono sostanze che creano dipendenza, un po' come il fritto crea dipendenza, e va tutto bene, no? I nutrizionisti che per caso dicono di non mangiare il fritto, sì, non esagerare, no? Mangia un po' di tutto, no? Sai quando uno classicamente, cioè voi potete capire la capacità logica di una persona quando di un argomento ti dice: no, un po' di tutto. Un argomento specifico, mi devi dire cose specifiche. Che ne so, su come si fa, qual è il metodo migliore per fare un maglione, mi devi dire quale cazzo è il metodo migliore per fare un maglione. Non mi puoi dire, no, no, va bene qualsiasi taglio e cucito. Beh, allora non capisci un cazzo, non so, non sai un cazzo di materia, non capisci un cazzo, l'indice RC è alto. Quando un nutrizionista ti dice: devi mangiare un po' di tutto, direi non sa un cazzo della materia, perché ci vuole un nutrizionista. Pure il mio bisnonno, il mio trisavolo, vuol dire devi mangiare un po' di tutto. Ma che cazzo vuol dire? Non vuol dire un cazzo. Pure il legno? A parte che il legno viene già mangiato, perché quando affumichi le cose ti mangi il legno. Cose affumicate vuol dire che ti stai mangiando quelle cose più il legno affumicato. E quindi dicevamo 400.000 morti in Italia per cattiva alimentazione, va tutto bene? Blocchiamo tutto, secondo i vostri parametri di organizzazione per le mega stronzate. Comitato tecnico-scientifico, che c'è qualcuno che si salva, che lo dice, che la mortalità è bassissima, che è lo 0,25%. Come si chiama? Bernabei, Barnabei. Cazzo, non so come si chiama. Vabbè,
Va tutto bene? Va bene così? O facciamo un bel lockdown di 10 anni chiusi in casa a causa degli 8 milioni di morti nel mondo per fumo? Lo Stato vende il fumo. E l'alcol? Chi ci guadagna sull'alcol? Lo Stato. Va bene. Tutto bene? La cattiva alimentazione, chi ci guadagna? Sempre lo Stato, perché comunque i ristoranti e i supermercati pagano lo Stato, no? Se vi va bene così. Non vi lamentate però, eh? Perché se vi lamentate e vi va bene che ci sono 8 milioni nel mondo del fumo, 90.000 in Italia l'anno da fumo, e poi vi lamentate, e allora il vostro indice RC è bello alto.